Veniamo da una stagione ancora in corso, da un'emergenza ancora in corso e siamo stanchi e stressati da questa lunga stagione di incendi che abbiamo avuto in tutta la provincia e in tutta la Sicilia. Però ci sentiamo anche presi in giro dal nostro stesso dipartimento, perché con le mobilità nazionali, cioè quei movimenti di personale che dovrebbe portarci gente qua ad Agrigento ad occupare i posti carenti, e con le mobilità nazionali, non sia 9 mesi fa, nella penultima mobilità, Agrigento ha fatto zero, cioè quindi non veniva nessuno, diciamo, come vigili e capo squadra, insomma, veniva nessuno a colmare le carenze. Oggi con la mobilità nazionale addirittura sostengono al dipartimento che siamo in esubero di 5 unità. Ma com'è possibile? Perché abbiamo fatto dei conti e non ci risulta. Abbiamo in totale 47 unità in meno tra capi reparti, capi squadra e vigili del fuoco. Cioè 47 unità significano in pratica quasi 2 distaccamenti chiusi, cioè come se non avessimo 2 distaccamenti. Quindi non riusciamo, cioè ci sembra una presa in giro da parte del nostro dipartimento, perché non riusciamo a venirne a capo. E questa carenza da qui alla fine dell'anno diventerà ancora più gravosa, perché praticamente da 47 unità si passerà a circa 57-60 unità in virtù dei pensionamenti e di passaggi di qualifica con un corso di capo squadra. Quindi vigili. Per voi che significa doppi turni? Allora, quest'anno noi per fronteggiare l'emergenza, diciamo, noi abbiamo turni da 12 ore, sono dei turni abbastanza pesanti. Per fronteggiare l'emergenza abbiamo dovuto fare turni da 24 ore, ma sempre le stesse persone, non altre persone aggiunte, sono sempre le stesse persone che anziché fare 12 ore fanno 24 ore con turni più ravvicinati. Quindi è stato sostanzialmente massacrante da questo punto di vista. Devo ringraziare anche il supporto che abbiamo avuto dei colleghi del distaccamento di Ciangiana, i volontari e naturalmente anche gli uomini della forestale che hanno come sempre contribuito con la loro azione, con le loro presenze, le squadre sugli incendi.